Chrysler Voyager, l'automobile per gente libera. Io amo le sensazioni forti, ma la protezione è importante. Così ho scelto Aftershave Menen Wintergreen. Tanta freschezza con poco alcol. Protegge, calma l'irritazione, ideale per la mia pelle sensibile. Aftershave Menen Wintergreen. Buonasera, dalla piazzetta di Capri, famosa in tutto il mondo. Prima di presentarvi l'edizione speciale del processo mondiale di Tele più 2, voglio salutare, sì, dico proprio salutare, insieme a Gigi Proietti e a tutti i capresi, il mio amico, il vostro amico, l'amico di tutta la buona gente, Massimo Troisi, con il più grande applauso di questa trasmissione. Di essere forse la persona più adatta, non lo conoscevo moltissimo, l'ho conosciuto per tanto che mi consente di poter dire una cosa, forse la più semplice. Credo che tutte le cose che si sono dette in questi giorni, ricordi dolorosi di Massimo, non siano state assolutamente retoriche, né di circostanza, perché credo che sia uno di quei rari attori, Massimo, nei quali proprio coincideva l'immagine che il pubblico, i colleghi, ma il pubblico soprattutto, il suo pubblico, aveva di lui e il suo privato, cioè lui è riuscito a dare se stesso veramente alla gente, e questo è sinonimo di grande artista, insomma. Ecco, io voglio ricordarlo così, come una persona estremamente sincera. Ecco, più di questo. Grazie. Grazie Gigi. Grazie Gigi. Donatella, so che hai conosciuto Massimo, dacci il tuo ricordo personale. Ma era una persona semplice, secondo me se ne vanno sempre i migliori. In questo momento proprio credo l'ambiente dello spettacolo e l'ambiente dello sport ha avuto dei gravissimi lutti. E tutte persone buone. Sembra strano, ma l'erba cattiva non muore mai. Grazie, Massimo, Donatella. Un detto veritiero, come Donatella ci ha ricordato che Massimo era un grande amico dello sport e soprattutto un grande amico del calcio. Massimo, anche con la malattia che aveva, a Massimo piaceva tanto giocare al calcio, e noi lo vogliamo ricordare così, come grande artista e giocatore che si dilettava di praticare questo sport che tutti noi amiamo. Ancora un applauso a Massimo Troisi. Come sapete, gli azzurri di Arrigo Sacchi hanno dato il via all'avventura mondiale negli Stati Uniti. Anche il processo parte per l'America e ha voluto salpare proprio da Capri, l'isola unica al mondo, in gran galà per noi, con la speranza che noi possiamo partecipare a milioni di sportivi italiani, a milioni di persone, in diretta dagli stadi americani, unica trasmissione a fare questo. Emozioni, stati d'animo, azioni, reazioni, imprese dei nostri giocatori e di chi li guida, cioè di Arrigo Sacchi, l'allenatore. Sul finire della trasmissione scenderemo nei dettagli sulla nostra spedizione, che non teme, lasciatemelo dire, surrogati e imitazioni. Adesso noi cercheremo di riflettere sui problemi e sulle prospettive della nostra nazionale, seguendo lo schema tradizionale, che è quello della scheda di presentazione di un qualsiasi argomento, il cosiddetto atto di accusa. La scheda sarà di Claudio Arrigoni, però prima di passare alla scheda, Ambra vi presenta i nostri ospiti su questa pittoresca, bellissima
Piazzetta di Capri, che ci ha dato l'onore di ospitarci qui. Grazie a Capri, grazie al sindaco, grazie a tutti i capresi. Dunque, passiamo subito alla presentazione degli ospiti che sono qui stasera in questa puntata speciale del processo di Viscardi a Capri. Iniziando da Giorgio Tosatti, giornalista, editorialista di grande fama. Buonasera. Massimo Mauro, grande campione del Napoli e della Juventus. Buonasera. Angelo Rossi, di Tutto Sport. Ivan Zazzaroni, del Corriere dello Sport, Stadio. Donatella Rettore, già l'avete vista, non ha bisogno di presentazione, grande cantante, ciao. Ormai tutti la conosciamo. Marco Ballotta, portiere del Parma. Buonasera. Ecco, allora io mi permetto di dare una notizia, spero che non mi contraddica Ballotta. Ballotta farà le valigie dal Parma e dico dovrebbe soltanto, forse, non so, Ballotta per scaramanzia o per prudenza, dimmi tu, passerà alla Reggiana, difenderà la rete della Reggiana. Queste sono le mie informazioni. C'è la trattativa, però non è ancora stato deciso niente. Giovedì appunto andrò a casa per parlare con i dirigenti e per vedere se si può trovare un accordo. Allora, questione di pochi giorni, un paio di giorni, Ballotta dovrebbe passare alla Reggiana. Bene, e proseguiamo con la nostra presentazione con Piero Serantoni, giornalista della Stampa. Grazie Piero. E allora andiamo subito, senza perdere tempo, alla scheda, l'Italia azzurra ai mondiali di Claudio Arrigoni. La scheda. Vai. Attenti a voi, guerrieri. Non sarà facile tornare a Coni. Avete capito, Balordi? Ok, tutto ok. Anche per gli azzurri, novelli guerrieri della notte, la strada del ritorno in Italia sarà lunga e difficile. In mezzo c'è un campionato del mondo in cui si parte per vincere, ma nel quale già non arrivare fra i primi tre sarebbe considerato catastrofe. La deve pensare così anche il presidente federale Matarrese, che dopo aver sborsato 200 milioni lordi ai giocatori per la qualificazione è disposto a versarne altri 500 a testa in caso di vittoria finale. Ancora però, a livello di formazione e moduli, le idee non appaiono proprio chiarissime. Anche solo rispetto a pochi mesi fa, l'impianto appare cambiato in molti punti, tanto da far chiedere ad alcuni osservatori se a mutare sia stata l'Italia o Sacchi. Fra questi vi è Giuseppe Pistilli, vice direttore del Corriere dello Sport, che ha scritto: abbiamo l'impressione che, con l'approssimarsi del Mondiale, il primo a subire una metamorfosi sia stato proprio Arrigo Sacchi, il cui modo calcistico di essere non pare più improntato all'intransigenza. Sacchi non è apparso il tipo che si lascia guidare nelle scelte dall'improvvisazione. 70 giocatori convocati nella sua gestione stanno a dimostrarlo, anche se per alcuni dimostrano una certa incertezza. Ora però la scrematura, anche a livello di atleti base, sembra fatta. Ma il modulo? Proprio in questa ultima fase di preparazione, Arrigo Sacchi ha modificato schemi. Si è passati dal 4-4-2 al 4-3-3, con maggiori responsabilità per gli uomini sulle fasce, permesso soprattutto dall'inserimento di Berti e Massaro, che diventeranno a turno uomini fondamentali. Un modulo tattico che non prevede più la classica punta di ruolo che Sacchi aveva identificato in Casiraghi o Silenzi, aprendo a tutti la possibilità del gol. Ma la gara con la Svizzera, la risicata vittoria e il modo in cui è giunta, il gioco che è mancato, riaprono il discorso. E tutto questo così vicino al debutto mondiale. Non vediamo per quali motivi dovremmo sentirci in una botte di ferro, ha scritto Lodovico Maradei sulla Gazzetta dello Sport riguardo la preparazione degli azzurri. Angoscioso fu solo l'avvicinamento al mondiale spagnolo e, guarda caso, nel dopoguerra soltanto lì trionfammo. Ma gli azzurri probabilmente non hanno bisogno di pressioni polemiche per caricarsi. Può bastare l'aspettativa di milioni di tifosi, ben sapendo comunque che essere perfetti, sempre e per tutti, ancora non è possibile. Oswald, voglio essere leale con te. Non possiamo sposarci affatto. Perché no? Beh, in primo luogo non sono una bionda naturale. Non mi importa. E fumo. Fumo come un turco. Non mi interessa. Ho un passato burrascoso. Per più di 3 anni ho vissuto con un sassofonista. Ti perdono. Non potrò mai avere bambini. Mi adatteremo un po'. Ma non capisci proprio niente, Oswald. Ah! Sono un uomo, ma nessuno è perfetto.
Io vorrei subito proporre ai nostri ospiti una domanda che è quella che si pongono tutti gli sportivi italiani. L'Italia di Arrigo Sacchi è amata di più o di meno di quella degli ultimi commissari tecnici che hanno preceduto l'Arrigo nazionale? Partirei da Giorgio Tosati. Ma io credo che l'amore dei tifosi per la nazionale, a prescindere dal commissario tecnico, sia sempre uguale. Diciamo che sicuramente la nazionale di Berzot e quella di Vicini, avendo raggiunto certi risultati, hanno avuto un consenso superiore a quella che ha attualmente quella di Sacchi, che si è qualificato per i mondiali dopo molte sofferenze e che dopo la fase eliminatoria ha inanellato una serie di risultati abbastanza negativi, il che non tocca l'amore quanto la fiducia forse della gente della nazionale. Ecco, io vorrei subito coinvolgere nella discussione Gigi Proietti, che è uno che finge di tenersi distacco dai temi tecnici, però è un intenditore, è un competente di calcio, però gli vorrei proporre una domanda invece diversa. Ecco, Gigi, secondo te perché gli italiani, gli sportivi italiani, dimenticano, voglio dire, tutte le rivalità di club e si uniscono alla nazionale? Il nostro paese non è precisamente rinomato per un amor patrio che coltivi, con intensità, come avviene altrove. Eppure si ritrovano compatti, uniti attorno alla nazionale. Perché questo fenomeno, secondo te? Volendo dire una battuta, mi sembra che si siano individuate nel nostro paese l'anima centralista e l'anima federalista, insomma, mi sembra, per dirla con una... Ma in effetti poi, se ci si pensa bene, non è nemmeno tanto una battuta questa, è un po' così. Da noi il campanilismo c'è sempre stato, però il fatto nazionale mi sembra che ormai sia così radicato che no. Credo che questa possa essere una ragione fra il faceto e lo storico, però oltre non vado perché ci vorrebbe qui, io non sono un esperto né in sociologia né in antropologia culturale, tantomeno in calcio, per cui mi sento un pochettino... Grazie Gigi. Allora, gran parte delle polemiche, perché ci sono polemiche, riconosciamolo, attorno alla nazionale, scaturiscono dalle decisioni, dalle ultime decisioni di Sacchi, di presentarsi ai mondiali con una nazionale, con un modulo, non voglio dire improvvisato, ma escogitato nelle ultime ore del ritiro azzurro di Sportiva, quel famoso, per i competenti, per gli stretti addetti ai lavori, il 4-3-3, che è molto, voglio dire, criticato. Allora io partirei subito da Massimo Mauro, poi vorrei sentire Ballotta, due calciatori, cosa ne pensano di questa decisione di Sacchi di applicare un modulo che finora aveva un po' negletto, trascurato. Beh, ma è evidente che Sacchi non poteva adottare altro modulo che quello che gli aveva dato grandi soddisfazioni al Milan. Il problema è che non ha il Milan a disposizione, ma ha giocatori diversi, cioè Baggio, che è un giocatore un po' atipico, no? Quindi non può chiedere a Baggio di fare pressing come chiedeva forse ai centrocampisti del Milan. E forse mi piacerebbe proporre un giochino, cioè il fatto che la difesa del Milan ha bisogno del centrocampo del Milan, il centrocampo del Milan ha bisogno dell'attacco del Milan, quindi in nazionale non so se sarà possibile creare questo tipo di rapporto tra i reparti della squadra. Forse sarebbe meglio mandare proprio tutto il Milan a fare i mondiali. Secondo me sarebbe molto più facile adottare il modulo del Milan con i giocatori che ha a disposizione, che sono di grande qualità Sacchi in questo momento, perché giustamente lo scriveva anche ieri Tosatti, Baggio è meglio di Savicevic in questo momento, Albertini e Boban, Boban è sicuramente migliore, c'è un giocatore nazionale che è migliore di Boban, quindi basta fare le cose molto semplici e secondo me viene un nazionale molto forte. Ma io non facevo un problema di cose semplici o difficili, il fatto che sono giocatori abituati a giocare in una certa maniera da 5 anni. Però è un giocatore come Signori che al quale non puoi prescindere in questo momento. Ma certo, Signori giocava così con Zema da tanto tempo. Però. Secondo me... Ecco, se andiamo a Ballotta. Bisognerebbe cambiare anche meno squadre, perché ha provato fino ad ora un sacco di squadre, un sacco di giocatori. Deve avere un indirizzo e seguire quella squadra. Devi mettere in campo una squadra e continuare con quella squadra, risultati o non risultati che vengono. Perché altrimenti cambia ogni partita due o tre giocatori. Anche questi giocatori si devono assimilare il modulo di gioco, devono giocare. Secondo me sta forse anche sbagliando in questo senso. Ecco, Giorgio, queste sono critiche che si accumulano nei riguardi di Sacchi. Quello che dice Ballotta secondo me è il fatto fondamentale.
dopo 30 mesi e a 2 settimane dei mondiali, noi non sappiamo ancora con che modulo giochiamo e con quali uomini giochiamo. Noi abbiamo visto la Svizzera di Hodgson, che non è una grandissima squadra da un punto di vista di uomini, però che da 2 anni gioca con gli stessi uomini, con lo stesso modulo, ed è una squadra che ha un buon rendimento. Così la Norvegia, l'Eire, la Colombia, quasi tutte. Noi ancora dobbiamo sperimentare a 15 giorni dei mondiali chi far giocare. Quando poi al discorso del 4-4-2, 4-3-3, cioè io devo capire come Berti possa essere considerato una punta e si possa considerare che questo sia un 4-3-3, cioè che Baggio, Signori e Berti siano 3 attaccanti. Berti sicuramente non è un attaccante, quindi in realtà è un 4-4-2 mascherato, che ha però un difetto rispetto a prima. Prima giocava un uomo, Casiraghi, che andava a prendere le botte per Roberto Baggio, e così Roberto Baggio era libero di fare gol, comunque di muoversi. Adesso con Berti defilato sulla fascia destra, Roberto Baggio ha sopra di lui un marcatore ed è scomparso. Si privilegia un po' di più Signori, che è giusto, ma si sta annullando Baggio, che era l'uomo attorno al quale si è costruita la squadra. Mi sembra che questo sia il problema. Per non sacrificare prima Signori, prima Baggio e poi Signori, Sacchi si sta incartando. Lui ha una situazione, mi sembra, abbastanza facile. Un grande blocco che è quello del Milan, che ha fatto una partita ad Atene straordinaria, che da 3 anni vince lo scudetto. In genere gli allenatori, quando un blocco di 7-8 giocatori della stessa squadra, hanno soltanto da completarlo con 3 o 4 uomini e non c'è nessun problema. Qual è il mio timore? Che Sacchi voglia dimostrare che lui fa una nazionale che è più bella del Milan di Capello, perché così non deve dire grazie al Milan né a Capello né a nessun altro. Questo mi sembra che sia la sua ossessione. Siete d'accordo con questa tesi di Tosatti, Angelo Rossi e Piero Serantoni? Sì, io condivido soprattutto la tesi di Tosatti a proposito di Baggio. Io credo che una cosa molto importante che sia stata trascurata in questi ultimi mesi è il fatto che si continui a dare, tra gli altri, su Roberto Baggio una posizione o comunque un discorso tattico, laddove invece credo che Baggio forse il giocatore a livello di talento, ovviamente, che il calcio italiano il migliore che può esprimere in questo momento. L'esempio che ha dato l'Argentina di Maradona nelle ultime due edizioni, quando intorno a un fuoriclasse come Diego c'erano 10 giocatori di un livello tecnico molto, molto modesto, è proprio questo. C'è una squadra che prende innanzitutto una barriera solida a centrocampo e poi sprigiona il suo genio, il suo elemento più rappresentativo. Qui invece a Baggio si continuano a chiedere sacrifici tattici che ovviamente, oltre ad andare a discapito delle sue indubbie qualità, credo che tolgano molto anche alla fantasia e all'inventiva del nostro gioco. Sì, mi sembra comunque che le di massima siano tutti contro in questo momento. Però si parla sempre di posizione di Baggio, di situazione di Baggio, di creare a Baggio dei gregari. Quando uno è un campione vero, con caratteristiche tecniche molto importanti come quelle di Baggio, ma anche dei garretti solidi, è un uomo di forza, non avvengono tutte queste discussioni. Cioè, un regista, un grande giocatore, si afferma senza aver bisogno poi delle occupazioni teoriche, tattiche e di espedienti sul Aldo, campo per compensarne le lacune. Aldo, magari ma allora perché fisico. Sacchi ha fatto tutta la parte eliminatoria dei mondiali mettendo Casiraghi davanti a Baggio? Perché ha sostenuto, se non c'è uno che gli fa da apripista, Baggio ha difficoltà ad andare in gol. E noi ci siamo qualificati in gran parte in virtù della difesa del Milan e dei gol di Baggio. Esatto. Arrivata a questa conclusione, a 3 mesi dal mondiale si cambia tutto. Questo ma perché che a me sembra questo folle, rivirmandi, Sacchi? Perché questo, voglio dire, cambiamento forse all'ultimo momento? Perché Casiraghi non gioca in campionato. E allora ha avuto paura. Ma non giocava nemmeno quando... Ma non giocava neanche prima. Giocato, qualcuno l'ha fatta prima. Comunque c'è Massaro che può giocare a quel posto. Ballo, voglio dire, che non, conosci non più problema. Di noi Sacchi da vicino. No, secondo te, perché Sacchi ha cambiato improvvisamente Se era partito così, perché deve cambiare? Ha ottenuto dei risultati, deve continuare su questa strada. Va a cambiare adesso all'inizio dei mondiali?
è che non ha, il problema è che non ha, non ha mai ottenuto il consenso, che è quello che lui vuole. Cioè ha fatto in 30 mesi, non ha mai fatto vedere scampoli di bel gioco, tranne la famosa partita della quale parliamo tutte le volte di Rotterdam, che fu più casuale che altro. E questo per lui è un problema importante, nel momento in cui Cappello, che è il suo grande alter ego, vince 3 scudetti, esprime una partita straordinaria come quella di Atene, quindi un po' lo offusca anche come memoria. E ci sono tanti tifosi del Milan che sostengono oggi che il Milan con Sacchi ha perso 2 scudetti e non ne ha vinto uno, oppure ne ha persi 3. Ecco, questa nazionale imperniata sul modulo del Milan, sul blocco del Milan, io voglio chiedere subito ai miei ospiti, è più forte o meno forte della squadra campione d'Italia, la nazionale azzurra, imperniata, ripeto, sul blocco del Milan? Ma non è imperniata. Non è imperniata. Allora non è imperniata. Spieghiamo però al pubblico perché non è imperniata, visto che però nella nazionale di Sacchi giocano tanti, non è imperniata, tanti milanisti. Non è imperniata perché... Poi sentiremo ai mondiali parlare di Cappello che giudicherà i giocatori. Del Milan, la difesa del Milan fa adesso pochissimo il fuorigioco e Sacchi invece pretende che lo faccia. Il Milan gioca un 4-4-2, cioè ha 4 centrocampisti che difendono la difesa e ha solo 2 punte. E invece qua noi abbiamo un'assenza totale di uomini sulla fascia destra, tanto è vero che si pensa di prendere prima Berti, che è un centrale, poi Albertini, che può giocare solo centrale, fra l'altro un grande centrale perché è un ragazzo che a 23 anni ha vinto 3 scudetti e una Coppa dei Campioni, credo che sia di un certo valore, e lo si sposta a fare l'ala destra nel primo tempo con la Svizzera, con risultati ovviamente disastrosi. Scusa Giorgio, ma a Baresi non fa tanto piacere che giochino con 4-3-3, infatti, vorrebbe che giocassero come gioca certo, il Milan. Ma infatti il Milan dà dei risultati se gioca come gioca il Milan. Se invece quei giocatori che sono abituati in un certo modo sono costretti ad avere davanti un centrocampo che non filtra e non lo difende, allora gente come Baresi e Tassotti, che non sono più giovanissimi, vanno in crisi. Cioè o tu punti sul Milan, ma anche su come gioca il Milan, cioè sulla... sì, infatti, secondo oppure me sarebbe... è inutile utilizzare il giocatore del Milan in un modo contrario a quello che certo, è il certo, loro, questo certo, è il discorso. Certo, infatti allora però io mi chiedo, scusa Ivan, scusa Ballotta, però Sacchi può essere improvvisamente impazzito? Questo è un allenatore che ha vinto quello che ha vinto. Ha vinto nel Parma, ha vinto nel Milan, sì è vero, Capello l'ha emulato, ha vinto forse più di Sacchi, però che non sia un grande allenatore Sacchi è difficile sostenerlo. Allora Sacchi arriva alla Nazionale Azzurra, Matarrese lo vuole ad ogni costo, lega persino i suoi destini personali alla riuscita di Sacchi, e questo Sacchi prende diciamo in eredità questa Nazionale di vicini, la scompagina, poi la assimila in un'altra formazione e cambia completamente. No, non è, perché può avvenire questo. Non è impazzito, ma sta pensando troppo. Allora cosa è successo? Sta pensando troppo, ripeto, faccio le cose molto semplicemente, non avesse paura di confronti diretti e indiretti con altri suoi colleghi, le cose andrebbero sicuramente meglio, cioè vuole giustamente vuole sorprendere e per ora ci è riuscito unicamente in negativo. Io credo che i grandi allenatori non possono prescindere dai grandi giocatori. Infatti. Sacchi al Milan aveva 3 grandissimi olandesi e 8 grandissimi italiani, ha vinto parecchio, non secondo me quanto avrebbe dovuto. Quindi nella nazionale secondo me di grandissimo di livello mondiale solo Baggio e Baresi. No, non sono d'accordo. Il problema è che lui cerca di far giocare la nazionale come è riuscito per poco tempo a far giocare il Milan, e secondo me è impossibile perché quei giocatori del Milan non ci sono più e quindi o sono vecchi di 3-4 anni. Ma questo Milan ha vinto 3 scudetti di seguito. Tu dici solo quelli sono i non giocatori. Non giocando come Sacchi pretendeva che giocasse il Milan. È Sacchi che si deve adeguare a come gioca il Milan oggi. Non può pretendere di cambiare al Milan il tipo di gioco che sta attuando da 3 anni. Non diciamo neanche che i giocatori italiani quindi... sono limitati, perché noi abbiamo vinto negli ultimi 6 anni 10 coppe europee su 18. Abbiamo vinto 2 titoli europei di Under 21. Abbiamo sicuramente col Milan la squadra più forte del mondo, il pallone d'oro Baggio. Signori, ha vinto i 2 titoli di capocannoniere precedendo moltissimi dei più grandi giocatori d'attacco stranieri. Noi abbiamo una squadra che è, come nel 90, in grado di vincere i mondiali. Certo. Allora li perdemmo malamente, questa volta le difficoltà sono un po' superiori ovviamente, perché una cosa è giocare in casa e una cosa è giocare negli USA, dove fra l'altro ci saranno dei problemi enormi ambientali, perché per la prima volta non si gioca in un paese, si gioca in un continente,
quindi sono differenze tali, climatiche, di fusi orari, eccetera, eccetera, che incideranno sul rendimento degli atleti, però l'Italia è sicuramente tra le due o tre più grandi squadre del mondo. Non mi sembra che in questi 30 mesi lui abbia utilizzato il suo tempo così bene da darci una squadra e un gioco. Ancora non sappiamo chi giocherà e come giocheremo, ecco, nei mondiali. Scusate, ma probabilmente, cioè, Sacchi potrebbe anche tornare al 4-4-2, perché le reazioni del 4-4-3 è stata una prova. Prima di partire i giocatori hanno detto, subito dopo la partita, hanno detto adesso vediamo, siamo ancora avanti. Si reclama. Ma è questa sperimentazione continua che non ha senso, come dice giustamente Ballotta. Ma lui non trovava, lui aveva una difesa sicura e non riusciva ad andare in gol, ha detto proviamo a sbilanciarci un po' in avanti e vediamo cosa succede. Bastava far avanzare un poco Signori, coprendo un po' a sinistra, e mettere sulla fascia destra Lombarda, che è il più grande alla destra che esiste in Italia, e ha risolto il problema. No, non c'era da fare grandi voli. Allora discutiamo le scelte proprio. Anche, certo, anche sì, le scelte. Però manca sicuramente, secondo me, un centrocampo che faccia filtro veramente. E lì il fulcro della squadra, secondo me, manca. Perché non abbiamo i centrocampisti, secondo me, adatti per fare questo tipo di gioco. Oppure ci sono quelli. Ma non li ha portati. Ecco, ma questa nazionale di Sacchi, Ivan, che secondo me giustamente, come dice Giorgio, è distante dal modulo, dall'efficientismo, dal gioco collettivo del Milan, è pur sempre una squadra capace di poter vincere i mondiali. Cioè, noi abbiamo sempre criticato la nazionale in tutti i tempi, prima dei mondiali. Lo abbiamo fatto con Berzotto, bisogna riconoscerlo. Lo abbiamo fatto con Vicini, poi abbiamo vinto un campionato mondiale con Berzotto. Abbiamo fatto un ottimo piazzamento nei mondiali Italia 90, voglio dire, poi non vorrei che alla fine diciamo Sacchi ha sbagliato, ha perso tempo, non ha fatto il modulo giusto, ha tradito il suo vecchio Milan, ha sbalestrato la formazione, ha cercato di imporre un suo stile personale andando anche contro la regola del campionato, e poi ci dobbiamo ricredere. E io lo spero che avvenga un'operazione di questo genere. Ma noi abbiamo Sacchi a lanciare il Milan, è stato lui a inventarlo un po'. Lui, cioè, e poi dopo, quando lo ha lasciato, il Milan veniva da un'annata disastrosa, lui ha chiesto il licenziamento di Van Basten e Gullit perché non erano più, secondo lui, adatti al gioco del Milan, e considerava il Milan alla fine del ciclo. Mi sembra che Capello abbia dimostrato che la sua analisi era un poco sbagliata. Ma non è un problema di Sacchi, noi abbiamo l'organico per vincere i mondiali, su questo io non ho dubbi. Se è favorito la Germania, che è piena di giocatori che sono dovuti andare via dal campionato italiano perché non ce la facevano più, così il Brasile, che è pure l'unica secondo me che ha delle reali qualità, soprattutto se danno fiducia a questo ragazzo di 18 anni, Ronaldo, che mi dicano sia un vero autentico fuoriclasse, noi abbiamo la possibilità di vincere. Il problema è diverso, è che si è perso tempo e temo si confondano anche molto i giocatori. Non vorrei neanche che i giocatori, per conquistarsi il posto in squadra in questo mese, diano troppe energie arrivando al mondiale scarichi, perché anche questo è un rischio notevole. Perché adesso stanno facendo di tutto per conquistarsi il posto, il che invece tu dovresti fare la preparazione dell'ultimo mese tranquillo, soltanto sul piano atletico e sul piano, diciamo, dell'assemblaggio. E poi per quanto riguarda Berzot, è vero che noi critichiamo Berzot dell'82, ma in 2 anni la nazionale di Berzot ha battuto soltanto 2 squadre, la Bulgaria 3-2 a Bologna e il Lussemburgo 1-0 a Napoli. Comunque Berzot fece giocare sempre quegli 11 uomini nonostante tutto, e se li ha ritrovati. Vicini lo criticavamo, ma partì con Vialli e Carnevale come attaccanti, poi sotto la pressione dei fatti e delle critiche mise Schillaci e Baggio, che si dimostrarono un pochino più bravi. Ecco, quindi voglio dire, no, io non la situazione adesso è diversa. Berzotto non aveva dubbi, sa che ha dubbi. Ha dei dubbi. Ecco. No, ma il problema, posso dire una cosa? Scusi, Biscardi, il problema è che a Sacchi non serve vincere solamente. Sacchi vuole divertire, vuole strabiliare, vuole, no? Allora, oggi gli serve anche solo vincere, gli basterebbe sì, anche sì, ma il problema è quello, perlomeno dalle sue dichiarazioni, e mi sembra questo il succo, no? Che non serve vincere, perché sennò potrebbe mettere 9 giocatori in difesa, Baggio è un altro attaccante,
in avanti, secondo me avrebbe più possibilità di vincere. Okay. Secondo me sì, perché il mondiale non sarà un grande mondiale, non ci sono grandissime non ci squadre, sono grandi no, squadre. Quindi sarebbe abbastanza ipotizzabile. Questa è una teoria forse azzardata, ma che ha una sua plausibilità. Cioè dice Sacchi non vuole vincere, vuole vincere divertendo, vuole vincere convincendo col gioco, vuole vincere dando spettacolo perché ha valutato il campo tecnico, tattico, vuole essere protagonista più lui dei giocatori, vuole essere più protagonista lui dei giocatori, dice il mio amico Giorgio Tosato, protagonista più lui che i giocatori. Scusa, ma se gli elementi ci sono, cosa manca a questa nazionale? Io non vorrei ricondurre al solito discorso, l'ho detto tre volte, diceva appunto prima che i calciatori ci sono, perché la squadra è buona, cioè i giocatori sono buoni e in questo momento non ne sta assolutamente facendo, cioè tutte le sue certezze si trasformano dopo una partita in dubbi, in altrettanti dubbi, e lui in questo momento ha una grande paura. Durante la partita con la Svizzera gridava ai suoi giocatori non abbiate paura, ed era lui veramente il primo ad avere paura di questa squadra. E quello è il problema, cioè gli allenatori che gridano non abbiate paura è perché hanno paura del risultato, di come gioca, di come vede la squadra. Lui si attendeva molto, voleva veramente sorprendere anche nella partita con la Svizzera, non ce l'ha fatta, ripeto, in questo momento lui è in un caos generale, ecco, che ma è Giorgio diceva si è perso del tempo, forse sicuramente o forse non disporremo delle squadre, migliori forse energie ai mondiali negli stati americani. Ma allora quali sono le reali chance di questa nazionale? Diciamolo ai nostri telespettatori, facciamo capire il discorso. Cioè Sacchi dispone di un grosso organico, un organico che per la sua consistenza, per la sua qualità è a tutti i numeri, per Sacchi, poter primeggiare. Se Sacchi mira il risultato con allora realismo, utilizzando il blocco del Milan più due giocatori straordinari come Baggio e Signori, cercando di farli di metterli in condizione di rendere, secondo me noi abbiamo chance primarie di vincere il mondiale, a parte il fatto che poi le partite sono dettate certe volte da episodi e poi giocare una grande partita e perdere lo stesso, ma abbiamo chance primarie. Se noi vogliamo inventare i giocatori in ruoli che loro non hanno, per i quali non sono adatti, allora può succedere tutto. Sacchi ha convocato 6 centrocampisti, già pochi, in genere se ne convocano 7, 5 di questi giocano centrali. Uno solo ha abitudine a giocare sulla fascia ed è Donadoni. Evani ha giocato centrale alla Sampdoria perché sulla fascia non ce la fa più, Albertini è centrale, Dino Baggio è centrale, Conte è centrale e Berti è centrale. Adesso lui sta cercando di spostare Berti sulla fascia destra e Berlusconi oggi nell'incontro gli ha detto: Sacchi, mi auguro che non faccia giocare Berti sulla fascia destra, perché anche lui che sa di calcio trova che sia assurdo fare questo. Allora, il problema. Però signora la risposta di Sacchi. Signora, ma mezzo sogghigno così. Il problema è di scegliere gli uomini per i ruoli che devono coprire. Tu non puoi pretendere da un attore tragico che faccia l'attore comico. Invece lui ha questa abitudine di voler modellare gli uomini secondo i suoi desideri e non facendoli esprimere per quello che loro sono capaci a fare. Anche scelto per quello. Insomma, se no avrebbero preso un allenatore più tradizionale. Ma dal resto ha sbagliato a prendere Sacchi allenatore. Questo aspettiamo per dire, perché ci sono i mondiali. Speriamo di no. Io prima di passare di fare la prima sosta pubblicitaria vorrei chiederti, ma allora, se Sacchi, come dice Giorgio, e credo che insomma rispecchia un po' l'aspetto critico quasi unanime di tutta la stampa italiana, è uno che si diletta così ad inventare nuovi ruoli per i giocatori, a dare un'impronta personalissima alla nazionale, addirittura di sottomettere le scelte più logiche ai suoi, diciamolo con chiarezza, ai suoi capricci personali. Ah, ma i suoi schemi, i suoi disegni. Ma questo cosa toglie alla possibilità che l'Italia poi arrivi quantomeno alla finalissima di Los Angeles? Perché quello che dobbiamo far capire, noi facciamo queste critiche a Sacchi e sono anche sacrosante, però Sacchi le recepirà, muterà atteggiamento, cercherà di spersonalizzarsi per tenere una linea di condotta più aderente alla realtà del campionato, di presentare una squadra che è frutto più del campionato e dell'esperienza del campionato, a partire dal Milan vincente in Italia e in Europa. Ti domanda un po' lunga. Allora, ti posso rispondere con una sola piccola riflessione. Credo che tutti o quasi tutti quelli che seguono il calcio abbiano visto ad Atene Milan-Barcellona. Ecco, io mi domando com'è possibile che gli stessi uomini che hanno fatto quella straordinaria partita col Barcellona abbiano giocato così male con la Finlandia, con la Svizzera, con la Francia, con la Germania. Quando mi dici che cosa toglie? Evidentemente il rendimento dei giocatori nei club è superiore
a quello della Giorgio, nazionale. Siamo questo sempre è un dato di fatto. All'analisi critica anche rigorosa, ma io dico, noi dobbiamo cercare di proiettare, questa è una trasmissione che va diversi giorni prima del mondiale e quindi vuole essere anche di una critica che possa accompagnare Sacchi anche in scelte migliori. Sacchi cambierà, accetterà questo metro critico. Ma lui deve scegliere un modulo, cioè lui, quello che diceva Ballotta all'inizio è fondamentale, lui deve scegliere un modulo e puntare su quel modulo. Va bene, dovrebbe far questo, ma secondo te, secondo se fa quello voi, noi possiamo vincere. Secondo me sì, anche perché lui molte volte ha seguito anche un po' la critica, il suggerimento della critica anche in alcune scelte di giocatori, qualche volta la critica gli ha anche un po' incasinato la vita. Però io credo che oggi come oggi non abbia scelta, cioè debba assolutamente andare per un'unica strada che, ripeto, è quella di fare le cose molto molto semplici. Benissimo, ora un piccolo break pubblicitario, poi si ritorna qui da Processo da Capri. Io c'ero e ho tante storie da raccontarvi sul nostro mondiale in Spagna nel 1982. Vi aspetto per rivivere quel trionfo, ma non dimenticate che ogni giorno ci divertiremo guardando le partite più belle della storia dei mondiali di calcio. Mondial Story, da lunedì a venerdì alle 18, su Telepiù 2. Chrysler Voyager, l'automobile per gente libera. Io amo le sensazioni forti, ma per me la protezione è importante. Anche dopo la rasatura. Così ho scelto il nuovo Aftershave Mennen alle essenze naturali di Wintergreen. Tanta freschezza, con un basso contenuto di alcol. Protegge, calma l'irritazione, idrata. È l'ideale per la mia pelle sensibile. Ogni giorno mi dà freschezza con tanta efficacia in più. Aftershave Mennen Wintergreen. Efficacia d'avanguardia per noi uomini. Quello che vuoi tu è su Telepiù. Bring it on! La Germania contro il Canada prova gli ultimi ritocchi prima della difesa del titolo mondiale. Verso USA 94. Canada-Germania. Mercoledì 8 giugno in diretta alle 20.30 in esclusiva su Telepiù 2. Abbonati nei negozi di TV e Hi-Fi o telefonando allo 02 70 13. Allora, vedo Gigi Proietti infreddolito, ma io voglio subito cercare di scaldarlo con qualche domanda prima che ci lasci. Allora Gigi, da attore, sì, da uomo di spettacolo, quale calciatore secondo te della nazionale rende di più, voglio dire, le qualità di spettacolo stesso? Cioè un uomo che, un giocatore che abbia diciamo delle doti artistiche, delle doti non di come dire, di routinier, delle doti di stratega, delle doti di grande qualità, delle doti di brillantezza, cioè un grande protagonista dello spettacolo, secondo te? Ci sta pensando. Non lo so, ma mi sembra che tutti i calciatori oggi, come tutti gli sportivi, siano diventati molto più probanti di noi attori, per esempio, nel rispondere, sono molto pronti, hanno delle aggettivazioni ricercate, insomma, sono tutti molto brillanti. Baggio, per esempio, che io conosco, non benissimo, però mi sembra una persona capace di comunicare con molta semplicità. E adesso non so se quello sia un fatto, diciamo, suo, di sincerità, oppure studiato. Se è studiato è bravissimo. È bravissimo nel senso che riesce a dire poche cose e ha una personalità, anche fotogenico, direi. E poi altri non lo so, onestamente. Artista, un calciatore, sì, o uno sportivo, secondo lei, ha una sua valenza artistica? Proprio nel gesto, nel gioco? Bisogna vedere che cosa si intende, se è un fatto
istrionico alcuni sì, insomma. Ma allora, proprio nel gioco, cioè... Sì, assolutamente sì. Può assolutamente. Dare la stessa sensazione... Quando noi diciamo che un giocatore ha personalità, spesso ci riferiamo in parte a quello, anche a un fatto, diciamo, anche estetico, nel movimento, per esempio. Come quando si dice di un musicista che ha swing. Avere swing significa riuscire a mettere la propria personalità nel modo di suonare, un piccolo anticipo che altri magari tecnicamente perfetti non ce l'hanno. Certo. E così è un giocatore. Gigi, da dove seguirai? Sto faticando moltissimo, dimmi. Da dove seguirai i mondiali? Seguirò dall'Italia, però la prima partita la vedo a New York. Ah, e allora perfetto. Puoi darci l'impegno davanti a tutti i telespettatori, milioni di persone che ci seguono, che tu verrai alla prima del processo di Biscardi speciale mondiale. Promessa in diretta. Già mai promettilo in diretta. Già mai fregato a Capri, mi fregherei pure a New York. Grazie Gigi. Grazie, grazie Gigi. Allora, caro Giorgio, io credo che tutte le nazionali che si esibiranno negli stadi americani avranno una difficoltà in più, quella di affrontare le partite in orari canicolari. Ecco, nel girone nostro l'Italia non è favorita sotto questo aspetto, dovendo giocare contro due formazioni nordiche meno abituate di noi alle alte temperature, come l'Irlanda e la Norvegia. Forse sì, sotto questo aspetto però allora è un po' sfavorita nei confronti del Messico, che probabilmente è quello che si troverà meglio insieme alla nazionale degli Stati Uniti, la quale viene molto trascurata, nessuno ne parla, però non ci dobbiamo dimenticare che nel 90 noi faticammo moltissimo a battere gli USA, poi siamo andati a fare una tournée in USA e abbiamo perso una coppa, l'hanno vinta loro, noi l'abbiamo persa, ed è una squadra, certo non da vincere il titolo, però è una squadra che può fare più cammino di quanto non si pensa, anche recentemente ha fatto un paio di amichevoli molto buone. Poi c'è il fattore Milutinovic, tutti gli anni. Il problema è vero quello che dicevi tu sul fatto climatico, però Norvegia e Ire c'è anche da dire che stanno facendo una, soprattutto la Norvegia sta facendo una preparazione atletica straordinaria, mi raccontavano di una, addirittura di un marchingegno che stanno utilizzando per fare sì che i giocatori dopo lo sforzo recuperino energie in un certo modo, eccetera. Cioè la Norvegia è molto avanti sotto questo punto di vista, quindi è tutto da vedere. Il fatto che siano del profondo nord... Comunque la preparazione atletica è una cosa, l'adattamento al clima è un'altra, perché se magari non si allenano... Sono sempre dei quadroni nordici rutilanti, possente di forte statura... Non solo, non c'è dubbio, ma teniamo presente questo, che nei mondiali ha sempre vinto o la squadra di casa o il vicino della squadra di casa. L'Italia ha vinto in Italia, in Spagna, in Francia. La Germania ha vinto in Germania, in Svizzera e in Italia. C'è solo una nazionale, il Brasile nel 58, che ha vinto fuori del continente, però debuttava L'Argentina uno che si chiamava Pelé e che non era malvagio. Io direi che i fattori ambientali quest'anno avranno un peso ancora superiore, perché chi gioca al nord, chi gioca al sud, chi gioca sulla costa atlantica, chi su quella pacifica, chi resta nel suo posto e chi invece si deve spostare può avere cali di rendimento enormi o vantaggi enormi rispetto agli altri. Ballotta e Mauro. Sì, può essere importante questo che diceva Giorgio, però secondo me è importante, li parliamo ancora del mister, l'allenatore deve essere prima di tutto uno psicologo, deve riuscire a capire il momento critico o meno dei ragazzi, dei giocatori. E qui deve lavorare veramente molto Sacchi. Adesso li sta tartassando parecchio a livello di schemi, con i vari stage che durante il campionato ha effettuato. Adesso secondo me è in un momento dove deve lasciarli anche molto liberi a livello psicologico, perché possono arrivare al mondiale troppo carichi ed è un pericolo grosso. Considero la preparazione fisica fondamentale per un campionato del mondo dove si gioca ogni 4 giorni e dove fa un caldo esagerato, direbbero a Napoli. Ho giocato qualche partita in America proprio in quel periodo, stesso periodo del mondiale. Alla stessa ora. Alla stessa ora, sullo stesso campo proprio. Alcune partite a mezzogiorno. Ed è impressionante, saranno 45 gradi in campo. Quindi credo che il recupero sarà fondamentale, è un'ottima condizione. Va bene, questo fisica. Vale per tutte le squadre. Io certo, dico, vale per tutte la le nostra squadre. Nazionale ha qualche vantaggio in più, diciamo essendo più abituato ai climi
Torrid, insomma, è cioè, quello, l'aspetto psicologico credo sia fondamentale, perché più che i vantaggi climatici o cose... vantaggi tecnici, secondo me, perché sì, quelle condizioni sfavoriscono le squadre che giocano di potenza atletica, certo, e favoriscono quelle che giocano bene al pallone. Quindi sotto questo punto di vista il Brasile, l'Italia, la Colombia, le squadre che giocano bene al pallone dovrebbero essere favorite contro le squadre. Però le squadre di Sacchi hanno un grosso dispendio di energia. Torniamo. Abbiamo accennato alle temperature altissime nelle quali si giocheranno le partite. Ecco, cerchiamo di esaminare con la scheda di Luca Bontempelli questo mistero americano. Perché non ci nascondiamo che è stata accompagnata da moltissime critiche la scelta di giocare un campionato del mondo in America, negli Stati Uniti, un paese tradizionalmente lontanissimo dal calcio italiano. Leggevo proprio oggi sul tuo giornale, sul Corriere della Sera, che gli americani non seguono minimamente il mondiale di calcio. Non gli interessa proprio, è un gioco estraneo, è come un po' se in Italia si venisse a giocare un mondiale di cricket o di baseball. Ecco. Allora, vediamo con la scheda di Luca Bontempelli perché si è giocato in America e come l'America accoglie, tra scetticismo, diffidenze e soprattutto sembra indifferenza assoluta, i mondiali di calcio. Luca Bontempelli, la scheda. Credo che significhi che se costruirò un campo da baseball là fuori, Shoeless Joe Jackson tornerà da lassù per giocare di nuovo. Stai scherzando? Ah. Nessun americano probabilmente sognerà mai di costruire un campo da calcio. Il pallone è culturalmente lontano anni luce dagli Stati Uniti. Eh sì, perché i cowboys del secolo scorso, il terreno, dovevano conquistarselo e poi difenderlo, come succede nel football o nel baseball. Questo pallone che gira di piede in piede, questo campo di tutti e di nessuno, sono più vicini agli indiani e alle loro praterie che ai discendenti di Custer. E poi manca la sana catarsi, quella che permette di vedere violenza in campo e che, secondo alcuni, la allontana dagli spalti. Tutte difficoltà che terranno fuori gli americani WASP, bianchi e protestanti. Gli stadi si riempiranno, comunque, perché alla fine la Coppa del Mondo in America si fa anche per premiare le minoranze, soprattutto latinoamericane, che avranno così l'illusione di aver portato oltre i confini un po' della loro cultura. Ma l'America può essere lontana dalla filosofia del calcio, non dall'affare di miliardi che comporta. Gli sponsor hanno come obiettivo la televisione e i paesi dove il calcio conta sul serio, non il campo. E da allora le voci sono già in attivo, il mondiale è già un affare. Per questo vale la pena di rifare il trucco agli stadi, che sono templi di altri sport, come per quelle signore che non si arrendono all'età e cercano di coprire le loro realtà sintetiche. E nella terra della conquista tenta la sorte la FIFA, che sognava mercati fantastici e che forse alla fine dovrà rendersi conto che negli Stati Uniti il calcio continueranno a giocarlo quasi solo nei licei, anche se ci saranno i time out per comprarsi hot dog e birra, anche se si allargheranno le porte per segnare più gol. Ho creato qualcosa di totalmente illogico. È per questo che mi piace. Bene, allora dovrei proporre al mio ospite questo interrogativo. Ma perché si sono fatti questi mondiali, sono stati aggiudicati i mondiali di calcio agli Stati Uniti? Ufficialmente perché vogliono rilanciare o addirittura lanciare il calcio in America dopo, cioè con i proventi dei mondiali, circa 20 milioni di dollari, vogliono organizzare il campionato di calcio professionistico serio in America l'anno dopo. Io credo che c'è invece un discorso di interessi politici anche da parte di Rothenberg. Ricordiamo che è una struttura privata che organizza i mondiali, un po' come era successo per gli Olimpiadi. È un grande affare, diciamo. È un grande affare, come sono sempre grandi affari i mondiali. Dal punto di vista tecnologico, televisivo. Infatti, con una scusa ufficiale, che è quella appunto di rilanciare il calcio negli Stati Uniti. Giorgio Tosatti, è stata una scelta giusta? Sbagliatissima. Io ricordo anni fa, quando si parlò per la prima volta di fare i mondiali negli Stati Uniti, era allora presidente dell'UEFA Franchi, che era vicepresidente della FIFA, lui andò con una commissione a esaminare la situazione e poi mi disse: non potremo mai fare i mondiali negli Stati Uniti perché non ha senso giocare al calcio in un paese di cui
in cui il calcio non è assolutamente nulla, non ha nessun significato, eccetera. Il calcio si deve giocare dove è amato. E evidentemente Franchi non c'è più. Quindi non c'è la speranza di fondare un nuovo culto sportivo in America? No, volevo domandargli a proposito di scelte, se Sacchi è stata una scelta giusta. Ritorniamo al problema. In quel momento sì, e secondo me è ancora una scelta giusta se lui decide di fare quello che deve fare un allenatore, cioè vincere. Beh, lei prima creare un monumento straordinario alla propria bravura, ma soltanto utilizzare i giocatori migliori che ci sono in Italia, e sono tantissimi. Se tu pensi che noi negli ultimi 6 anni in 18 finali di Coppe Europee abbiamo partecipato a 15 finali, solo 3 volte le nostre squadre non hanno partecipato, e sono tantissimi, li utilizzi, è finito. Alcuni allenatori hanno questo problema di essere più importanti dei loro giocatori, come alcuni registi hanno questo problema. Sì, ma secondo te non utilizzano, chi sarebbe, i grandi attori, ma pigliano dalla strada per fare l'allenatore. Ci sarebbe l'allenatore capace di seguire le tue idee? Ma secondo me ce ne sono tanti, non è un problema. Quindi cioè, anche un po' masochista matarrese? No, è che lui ha preso in quel momento un allenatore di grandissimo livello, un grande allenatore. Sacchi è un grande allenatore, ha preso un allenatore d'avanguardia, un allenatore che ha praticato e imposto in Italia, voglio dire, può essere considerato un caposcuola, un nuovo gioco. Voglio dire. Poi sono venuti gli imitatori, però, perché arrivano sempre dietro i successi, Aldo, gli imitatori. Lui è stato uno straordinario innovatore, ha fatto capire che bisognava giocare in un altro modo, con un altro sacrificio fisico, con un altro senso del collettivo, non accontentandosi del risultato, giocando per vincere sempre, tutto questo va benissimo. Però dopo imparano gli avversari il modo in cui tu giochi, ti capiscono, imparano anche alle contromisure. Cioè, anche i precursori devono aggiornarsi. Allora anche tu ti devi aggiornare, nessuno può rimanere fermo. Ecco. Ma tornando all'America, volevo dire che era talmente lontano il calcio dell'America che hanno dovuto costruire tutti i nuovi campi. Molti campi sono privati, appartengono a società di baseball che non hanno lasciato appunto l'usufrutto, cioè la possibilità di usufruire degli impianti. Quindi sono anche impianti di seconda categoria. Ricordiamo che c'è un impianto a Detroit completamente al coperto. Quindi anche le strutture stesse tecniche sono di, secondo me, di livello non ottimale. E avremo addirittura dei grossi problemi, secondo me, anche di terreno, di fondi, perché sono tutti nuovi, tutti con zolle rifatte, con erbe rifatte. L'erba è stata messa per la prima volta. Per la prima volta, quindi è un problema. Ecco, dietro a un campionato del mondo si muovono tanti interessi, ma si muovono anche, voglio dire, giochi di correnti, giochi di fazioni. Si creano anche, a volte, delle ingiustizie. E si dice, senza mezzi termini, vorrei che voi prendeste posizione decisa questa sera, che insomma il business americano voglia imporre 4 squadre per le finali, 2 europee e 2 sudamericane. E tra quelle europee è favorita l'Italia insieme alla Germania e all'Olanda, quindi 2 di queste 3 dovrebbero partecipare alle semifinali, e 2 sarebbero il Brasile e l'Argentina. Sono vere queste critiche? È vero che in America c'è chi si sta già muovendo per un'organizzazione così, tra virgolette, sinistra? Io non ci credo, sinceramente, nel modo più totale. Normalmente gli arbitri e quindi l'organizzazione calcistica ha sempre favorito i grandi paesi. C'è stata anche una fase storica nel quale l'organizzazione calcistica ha sempre penalizzato, per esempio, i paesi dell'est, la Russia. La vecchia URSS è stata messa fuori diverse volte con arbitraggi scandalosi, però io non credo che oggi la situazione sia questa. Credo piuttosto che questo sarà un mondiale molto equilibrato, con molte sorprese, per le cose che abbiamo detto prima, perché i valori si sono molto ravvicinati, e lo dimostrano anche le eliminatorie. È andato fuori un Uruguay che ha vinto 2 volte il mondiale, la Danimarca campione d'Europa, la Francia che era stata semifinalista nell'82 e nell'86, l'Inghilterra che era quarta nel 90, cioè i valori sono molto più vicini, e questo fa sì che, per esempio, una Bulgaria, che è considerata poco, però 2 campioni come Stoikov e Kostadinov, che possono risolvere qualsiasi partita, e si è visto con la Francia quando l'ha battuta a Parigi.
Quindi sotto questo punto di vista io credo invece che sarà un mondiale di sorprese. È vero che dovremmo invece temere le squadre africane? Sotto il profilo sotto atletico l'aspetto, molto preparate, sotto l'aspetto climatico, al clima. Atletico sì. Non credo sinceramente che il Camerun sia forte come prima. La Nigeria invece ha 3 o 4 buoni giocatori. Io credo che una squadra che può avere le possibilità è la Colombia. La Colombia è una delle favorite. Comunque abituata forte, al clima preparata americano, ovviamente. Sì, noi l'abbiamo incontrata in amichevoli tournée. Ci ha impressionato, sì, veramente. Giocano tutto di prima, sì. Maturana, secondo me, è un grosso allenatore. Non so fino a che punto incidano, ecco, hanno un amore per giocare la palla, sì, è vero? Comunque, anche se sono aiutate, voglio dire, sono le 4-5 squadre più forti, Argentina, Italia, Brasile, Germania, voglio dire, saranno anche aiutate da una destra forse più che sinistra, ma può essere che arriveranno sicuramente forse fino alla fine queste squadre. Ecco. Ivan Casarin, proprio sul giornale di Trosatti, sul Corriere della Sera, questa mattina ammoniva l'Italia azzurra. Non vi aspettate giocatori azzurri, non vi aspettate dirigenti azzurri, non t'aspettare Arrigo Sacchi, favori dagli arbitri in questo mondiale. Cosa voleva dire? Direi che è una scusata non petita, nessuno gli ha chiesto se farà favori alla nazionale, nemmeno implicito, lui l'ha considerato il vertice, l'operativo del settore arbitrale mondiale, quindi è italiano, ma obiettivamente nessuno pensa che lui possa aiutare, mandare arbitri che potranno condizionare partite o meno. Ricordiamo l'esempio del 90, eravamo tutti convinti che l'Italia l'avrebbero portata in carrozza in finale, e in carrozza in finale non ci siamo arrivati. Donatella, cosa ne pensi della nostra Italia? Ma io sono devo dire che sono molto positiva nei confronti dell'Italia. Sarà sicuramente un grande spettacolo. E tu che ti diletti anche di magia, che vedi così, ecco, studi gli oroscopi. Hai pronosticato. Che cosa c'è nello stellone azzurro? Ma io vedo che, credo che Baggio e Signori siano una coppiata vincente. Non so, sono posso due dirli, grandi fuoriclasse, con Paolo Rossi e uno Schillacci dopo. Allora, questo è l'augurio di tutti, speriamo che le previsioni. Ma andrà bene. Lo speriamo tutti noi, guarda. A volte siamo anche troppo tattici, poi alla fine il gioco si costruisce da solo quando ci sono i grossi campioni. Se i grossi campioni sono messi in condizione di poter esprimere. Giocare, perché lei diceva prima, se si usa il modulo del Milan, poi dopo si rischia di non avere i calciatori adatti a seguire questo schema. Se tu usi il modulo del Milan, il Milan ha giocato ad Atene con un certo tipo di giocatori più due punte, Savicevic e Massaro. Non voglio essere semplicistico, ma se tu invece di Savicevic e Massaro ci metti Baggio e Signori, non credo che siano peggiori dei due milanisti, ed ecco che puoi fare benissimo una squadra. Quindi c'è di grande livello, insomma. Ivan Matarrese praticamente si è voluto giocare una fetta della sua carriera, se non la sua intera carriera, puntando su Sacchi. Matarrese, prima che gli azzurri partissero per gli Stati Uniti, ha dichiarato seccamente: caro Sacchi, non mi basta un secondo posto non mi appagherebbe, io voglio una vittoria mondiale. Ricordiamo che Matarrese finora non ha centrato mai. Beh, ha vinto due europei, un Dorventura. Ha vinto due con europei. Con Maldini che voleva licenziare. Con voleva licenziare, quindi le scelte. Allora, secondo voi, Matarrese, diciamo, ha lanciato quest'ultimatum a Sacchi? Anche a se stesso. Per incentivarlo di più o perché, tutto sommato, pensa davvero no, possibile la conquista di... No, perché penso giustamente che se dovesse andare male la prima testa a cadere sarebbe sicuramente la sua, anche perché ci sono delle cose... Ma siete sicuri di questo? Io personalmente sì. Finalmente si esonera il presidente, no, allenatore. No, tutti e due insieme. No, sarebbe... no, ma non ce l'auguriamo nemmeno. Sarebbe veramente una cosa... Credo... Nessuno sportivo italiano si augurerebbe, men che mai. No, io sinceramente credo che la situazione sia diversa, in questo senso. Un presidente di federazione deve essere giudicato per come amministra la federazione, per come la guida, per le riforme che fa e che invece non ha ancora fatto. Poi se la nazionale va bene o non va bene, lui secondo me è perfettamente d'accordo, però proprio subito. Per queste ragioni sarebbe da cacciare oggi, visto che c'è il mondiale. Che lui ha fatto poco come presidente di federazione, puntando troppo sui mondiali, mentre i mondiali devono essere una
gara importantissima, però nella quale lui non metteva in gioco se stesso in nessun modo. No, però può dare la spinta agli altri. E invece lui, dando tanta importanza ai mondiali, non facendo altre cose, il ritorno della Serie A, 16 squadre, tantissime altre cose, ha dato l'impressione di voler legare il suo destino un poco alla nazionale. E questo, in effetti, se le cose dovessero andare male, io non credo che le cose andranno male, sinceramente. No, ma neanche io credo che noi, nonostante tutto, abbiamo la possibilità... Beh, non andranno male, che cosa vuoi dire? Vinceremo i mondiali? Perché, ripeto, ma Teresa ha detto, non mi interessa... Io ti ho detto, noi abbiamo l'organico per vincere i mondiali. Siccome le partite, come ti dico, sono fatti talvolta decisi da un rigore, che c'è o non c'è, eccetera, eccetera, io dico che noi comunque dovremmo arrivare fra le prime quattro. Secondo me un risultato fra le prime quattro... Anche fra le prime due, dai. Sì, fra le prime quattro. Anche i vincitori morali potremmo essere. Fra le prime quattro potrebbe anche andare bene, non è che adesso, pur essendo la squadra secondo me più forte, anche se arriviamo tra le prime quattro non c'è nulla di scandaloso, ecco. Sotto questo punto di vista sicuramente Matarrese dice quello per incentivare Sacchi. Incentivare, certo. Benissimo, ora vorrei fare un piccolo, nostro secondo piccolo break pubblicitario, poi si ritorna qui al processo da Capri in questa splendida piazzetta. Quello che vuoi tu è su Teleview. Bring it on! Prove tecniche di mondiale per Spagna e Olanda. Verso USA 94. Sabato 11 giugno alle 18 Canada-Spagna. Domenica 12 alle 20:30 Canada-Olanda. In esclusiva su Telepiù 2. Abbonati nei negozi di TV e Hi-Fi o telefonando allo 02 70 13. Io amo le sensazioni forti, ma per me la protezione è importante. Anche dopo la rasatura. Così ho scelto il nuovo Aftershave Mennen alle essenze naturali di Wintergreen. Tanta freschezza, con un basso contenuto di alcol. Protegge, calma l'irritazione, idrata. È l'ideale per la mia pelle sensibile. Ogni giorno mi dà freschezza con tanta efficacia in più. Aftershave Mennen Wintergreen. Efficacia d'avanguardia per noi uomini. Chrysler Voyager, l'automobile per gente libera. Nano, stavolta vinco io. Non credo proprio. Vedremo su Tele più 2. Vada via, Tele più 2. Campionato DTM, in esclusiva su Tele più 2. In ogni campionato mondiale di calcio c'è una figura di campione che si stacca sugli altri e diventa la star di quel mondiale, l'uomo simbolo di quel campionato mondiale di calcio. Lo abbiamo visto nelle ultime edizioni, abbiamo salutato Schillace Baggio, se non sbaglio, Giorgio, uomini simbolo dei mondiali d'Italia 90. Ecco, quale sarà secondo voi l'uomo degli USA 94? Lo chiedo prima di tutto a due calciatori, a Massimo Mauro e Ballotto. Il nostro pensiero corre a Baggio, metteteci pure Baggio. Sì, mi augurerei Baggio, certo, però mi piacerebbe pensare a una rivelazione, potrebbe essere un giocatore della Colombia. Il primo nome che mi viene è Asprilla, però c'è un altro attaccante, Rincon si chiama, e potrebbe essere una rivelazione importante. Ballotto. Io sto sempre in Colombia, secondo me Asprilla, perché ho avuto modo di conoscerlo, questo ragazzo, e l'ho visto anche giocare ultimamente con la Colombia. Sembra rinato, quest'anno non è che abbia fatto un grosso campionato, però l'ho visto con la nazionale, sembra un altro giocatore. Secondo me, se ha la possibilità, ecco, la negli Colombia... ultimi giorni, prima di lasciare Parma a sprire per i mondiali, cosa ti ha detto? Cioè ha tastato un po' il polso, cioè lui si sente in condizione di fare un grande mondiale. Poi l'aria di casa fa sempre bene, infatti in Colombia è rinato, dopo magari voleva anche dimostrare quel giocatore che è veramente, che in Italia quest'anno non ha dimostrato con le sue capacità e possibilità.
Ecco, un campione che non si arrende e che da queste parti, un po' in tutto il mondo, gode sempre di immensa e legittima e giustificata popolarità è Diego Armando Maradona. Grande. Allora, qui abbiamo Angelo Rossi, giornalista di Tutto Sport, che è amico fraterno di Maradona e che già ha regalato qualche mese fa al processo una indimenticata intervista col campione argentino. Allora, io so che tu hai parlato in questi giorni con Maradona, qual è lo stato d'animo, quali sono, voglio dire, le emozioni di Maradona alla vigilia di questo mondiale e anche il suo stato di salute e il suo stato atletico? Ma io credo che molti di noi, molti di voi l'avrete visto forse in televisione in queste due amichevoli che l'Argentina ha giocato prima in Israele e poi in Croazia. A me, ecco, al di là del contatto telefonico, perché ci sentiamo spesso, a me è impressionato una cosa, l'ho visto molto bene fisicamente, però ecco, credo che nessuno può nascondere che i 4 anni sono passati anche per lui. Cioè, ho visto un Maradona dimagrito, però in campo, ecco, un Maradona che ha difficoltà anche nello scatto breve. Nessuno si aspettava che fosse lo stesso di 4 o addirittura di 8 anni fa. E non a caso noi stasera abbiamo parlato dell'Italia, ma credo che la critica in Argentina contro il selezionatore Basile sia stata e sia ancora più feroce. E tutto ruota intorno a Maradona, perché gli ha fatto cambiare posizione, adesso praticamente gioca da fermo e lì c'è un equivoco tattico notevole, perché giocando Maradona, arretrando Maradona dietro praticamente a centrocampo e... Ma non può fare diversamente, Angelo, perché non può fare diversamente. Una squadra con degli equilibri allucinanti. Una cosa può fare, deve togliere una punta, secondo me, perché non può giocare. Sta giocando con Battistuta, Balbo, Caniggia, Maradona, Redondo. È una follia. È una follia. Io... anche Redondo, ma anche ecco, Balbo gioca a centrocampo adesso. Esatto. Io dico che deve assolutamente sacrificare una punta. Mi fa piacere vedere Maradona bene fisicamente, perché se sta bene fisicamente vuol dire che sta bene con la testa. E se sta bene con la testa, il resto è tutto guadagnato. Penso che per quello che ci ha dato ci possiamo accontentare. Nessuno si aspetti un grandissimo Maradona, perché credo che non glielo consente nemmeno l'età, però forse saremo tutti un po' più contenti se stesse bene. Ecco, io so che tu gli hai chiesto se c'è ancora nella testa di Maradona un pensierino da giocatore attivo, ancora, voglio dire, gli ultimi scampoli della sua straordinaria carriera a Napoli. Cosa ti ha risposto Maradona? Ma non credo che sia un pensierino, è un chiodo fisso, perché lui a Napoli ci tornerebbe anche a piedi, l'ha detto anche la settimana scorsa, da dirigente, da allenatore, magari per un contratto a gettoni da giocatore, come vorrebbe fare Rivelli, che è uno degli ultimi dirigenti entrati a far parte del calcio Napoli. Però ci sono tali e tante di quelle difficoltà che, ecco, se mi potessi permettere di dargli un consiglio, direi di pensarci non una ma 100.000 volte, perché non lo so, non credo sarebbe facilmente proponibile una cosa del genere, sempre per il discorso che facevamo prima. Credo che Diego abbia bisogno ancora di tranquillità, e questo per colpa sua o per colpa di altri non credo che gliela possano garantire adesso. Ecco, Capresi, vogliamo mandare un applauso a Diego Armando Maradona, sì? Nostro augurio. Ecco, augurio a questo straordinario campione. Allora, ancora una domanda sui mondiali. Quali sono, Ballotta e Mauro, le vostre 4 squadre finaliste? Beh, io l'Italia ce la metto, perché abbiamo il contesto giusto per poter fare bene come giocatori. L'Argentina, la Germania e... Infatti la Colombia, perché può strabiliare questo mondiale. Sì, io sono d'accordo. Italia, Colombia, sono d'accordo. Poi Germania, secondo me, perché ha una tradizione incredibile, è sempre arrivata semifinale o finale, quasi, no Giorgio? Sì. E poi ci potrebbe essere una sorpresa insieme alla Colombia. Forse l'Olanda, che non è molto accreditata, no? Dopo la rinuncia di Gullit, credo che hanno fatto un po' troppi drammi. L'Olanda è sempre un buon organico, credo che possa arrivare fino alla fine. Ecco, io prima di chiudere questo luminoso preambolo mondiale di Tele+2, voglio ricordarvi che andrà in onda, in diretta dagli stadi dove gioca l'Italia, subito dopo tutte le partite azzurre, è visibile a tutti, non soltanto agli abbonati, il processo speciale mondiale in diretta appunto dagli Stati Uniti.
Vi ricordo che collaborano con me con Ambra, Fabio Capello, Roberto Bettega, Gianluca Vialli, Luciano Moggi, Stefano Tacconi, Maurizio Mosca, sempre in diretta da Milano con giornalisti e familiari dei giocatori, e avremo dei collegamenti per ogni puntata, quindi per ogni partita dell'Italia, subito dopo la conclusione delle partite azzurre, da tutte le piazze d'Italia per passare il polso anche ai tifosi locali. Ecco, i personaggi naturalmente più famosi presenti negli Stati americani saranno con noi, avrete già sentito Gigi Proietti darci il suo assenso, verrà Arbore, verrà Pavarotti, verranno insomma tutti quelli che sono negli Stati, perché noi siamo lì ad aspettarli, a mandarli in onda in diretta. Ci saranno naturalmente i protagonisti azzurri, i dirigenti, i giocatori e l'allenatore Sacchi, tutti rigorosamente sempre in diretta via satellite. Io proprio nelle ultime ore ho concluso un accordo con Vialli. Qual è il tipo di questo accordo? Vialli viene con piacere naturalmente ai mondiali. Ecco, chi ha, diciamo, mi ha fatto così, tra virgolette, da mediatore, perché è un amico e parteciperà naturalmente a tutte le puntate del processo come mio collaboratore, è Massimo Mauro. Allora Massimo, mi vuoi spiegare cosa farà? Perché c'è una sorpresina, perché farete qualche cosa insieme tu e Vialli. Allora. No, beh, prima di tutto cercheremo di divertirci, perché è stato sempre un po' lo spirito sia della mia professione che soprattutto della sua. Lui ha avuto la possibilità di giocare alla Sampdoria per tantissimi anni, dove c'era un grandissimo presidente che secondo me era unico nell'ambiente sportivo italiano, e quindi gli ha permesso un certo tipo di vita calcistica, che non l'ha portato solo a divertirsi ma anche a vincere. E sapevo che Vialli sarebbe andato in vacanza in America e gli ho chiesto se per piacere veniva a partecipare con noi al processo dei mondiali per il primo periodo. E lui ha accettato ben volentieri, perché gli ho assicurato che sarà una cosa molto divertente, molto simpatica, e cercheremo di fare qualcosa di nuovo assieme, magari andando in giro per l'America. Ecco, questo che farete, ecco, a divertirci. Perché noi vi avremo in diretta subito dopo, appena c'è il fischio finale dell'arbitro. Sì. Tutti i campioni siete con noi per dibattere, così. Sì, ma poi forse è la cosa più divertente. In diretta. Sì. Poi però farete un'altra cosa, vi allontanerete e con il nostro operatore andrete in giro per raccogliere che cosa. Cercheremo di divertirci un po' in giro per l'America, magari perfezionando il nostro inglese, che questo è un cruccio vecchio, sia mio che suo. Ma vi porterete un servizio, se originale, me l'avete promesso. E questo non lo so cosa succederà. Si dovrà accontentare di quello che... Voglio ricordarvi anche che noi abbiamo tanti sponsor in questa trasmissione ai mondiali, e regaleremo a chi telefonerà in diretta a Tele+2, per avere anche degli abbonamenti, un libro molto importante sui campionati del mondo di calcio, sulla storia dei mondiali di calcio, intitolata La favola del calcio, che è stato scritto dal qui presente mio amico e collega Giorgio Tosatti e da Lino Cascioni. Adesso Ambra ti lascio, perché devi dire... No, prima volevo fare una domanda a Donatella Rettore. Certo, so che tu sei in tournée in questo periodo. Sì, appunto, con Incantesimi. Vuoi ricordarci le date? Beh, adesso dirvi tutte le date, sarò in tutta Italia. Sì. Comunque, dopo le elezioni riprendiamo. Sei con il tuo ultimo LP, hai fatto... Sì, con il mio ultimo LP, con Incantesimi Notturni. Adesso si lancerà un nuovo singolo che ho presentato appunto da Baudo una decina di giorni fa, che si chiama Voglio la mamma, che si sentirà in tutte le radio, eccetera, eccetera, e poi girerò con Incantesimi Notturni in tour. Auguri. Grazie. Benissimo, prima di chiudere ovviamente vorrei ricordare una cosa molto importante che Tele+ ha proposto in questi ultimi tempi, giusto? All'interno di TV Sorrisi e Canzoni e noi, in edicola l'8 e il 9 giugno, troverete questo piccolo tagliandino, ecco, lo mettiamo qui davanti così lo vedete meglio, che vi permetterà ovviamente, facendo l'abbonamento intero di un anno, di avere un abbonamento di 2 mesi in omaggio. Non perdetevi questa occasione, perché in questi 2 mesi Tele+ trasmetterà grandi prime su Tele+1, Batman 2, La moglie del soldato, Arma letale 3 e poi ancora Guardia del corpo, L'occhio indiscreto. In agosto, Addio mia concubina, Un giorno di ordinaria follia e Verdetto finale. Poi invece su Tele+2, sempre in questi 2 mesi di abbonamento gratuito, troverete 10 gran premi del motomondiale, la Stanley Cup di hockey, Wimbledon, la finale della World League e Finnish Mellow.
Quindi mi raccomando, non perdetevi questa occasione, comprate noi, comprate TV Sorrisi Canzoni, all'interno troverete questo tagliandino e avrete in omaggio 2 mesi di abbonamento gratuiti di Telepiù. E ricordiamo che a settembre riparte il grande calcio di Telepiù, certo. 2, il posticipo di Serie A e gli anticipi della Serie B. Noi saremo e della sempre serie qui C. Con il processo di Biscardi, insieme. Con la partita insieme, con tutte le partite in diretta di Telepiù 2. Quindi non approfittate di questa occasione per diventare amici di Telepiù 2. Adesso io vorrei dare la parola a un amico, l'avvocato Franco Campana, che ci ha consentito di realizzare questa trasmissione qui a Capri, in questo posto favoloso. È difficile, non è per tutti avere la piazzetta di Capri per una trasmissione televisiva. Io voglio ringraziare il sindaco, voglio ringraziare la giunta, voglio ringraziare soprattutto gli abitanti di Capri che ci hanno accolto, che ci hanno ospitato con tanto calore, tanta simpatia e tanta amicizia. Grazie. Grazie a Capri. Grazie. Speriamo che porti fortuna al processo, ai mondiali, in onda su Telepiù 2 subito dopo, in chiaro, visibile a tutti, le partite degli azzurri. Franco Campana. Ringrazio il dottor Biscardi per le sue gentili parole. L'associazione che mi onoro di rappresentare è ASSI, Assistenza Sport e Spettacolo Italia, assiste i professionisti dello sport e dello spettacolo e promuove grandi eventi e in tale finalità ha organizzato Capri Sport Festival che ha presentato Euro Champion, campioni in Europa e questa edizione ed ha ospitato questa edizione speciale del processo di Biscardi. Ciò grazie alla Regione Campania, al Comune di Capri, rappresentato dall'assessore Boniello e i tanti amici di Capri, tra cui Lina Wertmüller, Marisa Laurito, Ciro Ferrara, il dottor Tosatti, Elsa Martinelli, Enzo Calabrese e Mimmo Di Francia, l'autore di Champagne, Balliamo e Me Chiama Amore, che vinse l'ultimo Festival di Napoli nel 70 in questa stessa piazzetta che stasera ci ospita. Grazie. Grazie. E allora Aldo, io do la buonanotte a tutti quanti, poi agli abitanti di Capri, a tutti gli spettatori di Telepiù 2 e vi aspettiamo, e Ambra, con tutti i nomi che avete sentito, con Gianluca Vialli, con Roberto Bettega, con Marcello Lippi, con Fabio Capello, con Luciano Moggi, con Tacconi, con Bredi, al processo edizione speciale dei mondiali. Dei mondiali subito dopo York. Le partite azzurre, il primo appuntamento, il 18 di luglio, in diretta da New York. Grazie a tutti, non buonanotte. Mancate. Grazie. Abbonatevi, approfittate di questa occasione. Il tagliandino lo troverete dentro TV Sorrisi e Canzoni e noi. E noi ci vediamo a New York.